È da un pezzo che mi fissi ormai. Sarà perché ti piaccio o perché hai paura? Vi siete fusi i corpi e quindi rimani solo un povero bianco cis eterosessuale privilegiato. Sembra solo che tu non abbia mai fatto a botte. Comunque sia, stai per scoprire cos'è un inconveniente di minoranza. Come ti permetti a dire qualcosa di così insensibile? Sono così solo perché devo combattere con la mia salute mentale tutti i giorni. Sei sicuro che la tua non sia pazzia? Di tutte le cattiverie che ti pare. Tanto ormai tutti e due i vostri bambini sono dentro di me. Che si fottano i bambini? Siete veramente dei pessimi genitori e vi dovreste vergognare. Silenzio, fottuto schizzato! Dove sono finite le mie palle? Cosa hai fatto alle mie palle? Fidati di me, non le userai per un bel po'. Ma che dici, quelle sono le mie palle. Io ho il diritto di usarle quando mi pare e piace. Per colpa delle tue palle hai portato il mondo alla rovina, Majin Buu. Quindi ora ti toglierò il privilegio di avere le palle. E che cazzo, va bene quando lo fanno loro, ma quando lo faccio io è un problema. Per colpa del tuo atteggiamento omofobo sarò costretto ad utilizzare la mia palla Pride per finire la tua esistenza. E ora muori, scimmia! Oddio, ma che cazzo sta facendo? Fobia? Perché mai dovrei avere paura? Incredibile, si è sbarazzato di quella palla Pride come se non fosse niente. Quest'uomo è invincibile. Sei un folle, hai la benché minima idea di quanto io abbia pagato quella palla. Avrai pagato la fabbrica di sfruttamento cinese 2 centesimi per quella palla Pride. Quindi è come se supportassi lo schiavismo. Non è vero, non supporterei mai lo schiavismo. Questa è disinformazione, la pagherai per me. Forte, papà. Mi sto annoiando? Sì, uomo. Che schifo. Beh, hai già passato i precedenti 5 minuti a dire che faccio schifo. E ti dirò di più. Sento il bisogno di iniziare a sputare i fatti. No, no, non puoi farlo. Non riesco a trattenermi un secondo di più. Sto per raggiungere un livello di omofobia mai visto prima. Non può essere serio. Se diventerà ancora un po' più omofobo, ribalterà l'equilibrio dell'universo. Stai bluffando. È impossibile che tu riesca a diventare anche solo un po' più omofobo. Incredibile, ha trasceso ogni possibile livello di omofobia. È incredibile, davvero, non ho mai visto nessuno in tutta la mia vita raggiungere un tale livello di omofobia. Questo è il mio stato da super omofobo. Ah, qua siamo apertamente omofobi, allora lo sai che è il 2023, vero? E ne sbatto di sapere in che anno siamo. Io non supporterò certe stronzate. Questo è uno stile di vita, non sono delle stronzate. Allora cos'è tutta questa merda nella tua bio? Io ho il diritto di esprimermi e lo farò. Non supporterò altri commenti negativi. E chi sarà a fermarmi, il tuo culo rosa? Sembra il padre Stark con un cosplay da principessa gomma rosa che assomiglia a quella roba che mia nonna tiene nel cassetto. Ok, signorino, adesso mi hai fatto veramente innervosire. Te la stai cercando? Che c'è? Mi segnalerai per molestie slash bullismo? Oppure per incitamento all'odio? Forza, mostro dildo rosa, colpiscimi! Guarda che cosplay orrendo! Ho già detto che somiglia a qualcosa nel cassetto di mia nonna! Che ne dici di morire? Passo. Troppo cringe per me. Che cazzo, sempre a me. Se questo ti piacesse quanto ti piace mangiare bambini, riusciresti veramente a colpirmi. È inutile segnalarmi, ero sempre a più account. Ormai non hai più le palle. Non sei abbastanza uomo per vedertela con me. Non mi serve un'apparenza da uomo per sconfiggere quelli come te. Niente, non mi servono un'apparenza da uomo. Picotto. Ti sarai fumato quelle sigarette Pilaf se pensi che mi lascerò toccare da un... È totalmente sbagliato, giudico. Go. Che hai detto? Non riuscivo a sentirti mentre cucinavi il mio maestoso cazzo laser. Seriamente dovresti smettere di metterti in ridicolo in quel modo. Sei solo uno sciocco, non trattare male le minoranze. Ti sei dimenticato una cosa, Patrick Star. Io odio le minoranze. Ok, Boo, farò un'ultima offerta. Puoi fare una parata. Ma non farai cose sessuali davanti a tutti i bambini. Impossibile, quella è la parte migliore. Sei un disgustoso pezzo di Big Bubble. Per via di tutte le minchiate che stai dicendo, non mi lasci altra scelta che spaccarti il culo. E come se non bastasse, tua sorella OnlyFans. No, impossibile. Grazie, scienza, per la mia abilità di rigenerazione. Ma a me sembra che il tuo culo ancora non è stato mangiato. Che ne dici di porne rimedio? Non puoi colpirmi, Majin Buu. Sono troppo basato.
E dai, fammi toccare quel bel culetto, giusto un attimo, lo giuro. Sono al punto di disintegrare te e quel culo fruttato. E parlando di culi, Majin Buu, che ne dici di svuotare le bisacce? Le tue bisacce. Le cosa? Le bisacce, Buu. Svuotare le cazzo le bisacce se non vuoi crepare. Non so davvero cosa cazzo sia, un attacco di panico in questo momento. A farti fottere, Majin Buu, forse quello ti farà rilassare. Cazzo, sono così confuso, non so nemmeno quale sia ormai il mio scopo. Non costringermi a incularti, Majin Buu. Infilerò questo pezzo di te in un preservativo e ti scoperò. Quello vorrebbe dire che sei omosessuale. Dimmi, Winnie Pooh, se ti lavi le mani con i guanti, sei davvero lavato le mani? Non lo so, bro, però sembra comunque molto sus scopare un uomo. Non mi lasci altra scelta, Pooh, non volevo arrivare a questo. Cos'è, vuoi avere delle relazioni con le donne e fare sesso con gli uomini? Kakarot, datti una calmata, non c'è bisogno di incazzarsi. Ho abbastanza di queste stronzate, Vegeta. La farò finita qui e ora. Sto per commettere un crimine d'odio. Tanto Twitter ascolterà le mie parole. Perché dovrebbe fottermene? Tra 10 minuti torneremo come prima. Potrei sognare di fare cose con i bambini all'inferno. Perché non c'è nulla che possa contrastare il mio prossimo attacco. Prendi questo, super raggio anti-Buu.